postare o a fruire di contenuti social completamente disconnessa dalla realtà. Io in realtà quello che sto vedendo oggi è un impegno per cambiare le cose che non vedo più nella mia generazione, che è molto più rincoglionita a mettere filtri su Instagram che a fare altro, e che secondo me è più vittima dei pericoli che poi imputa ai ragazzi, appunto con quello della disconnessione della realtà. Io vedo tanta gente della mia età, tanti quarantenni che fanno i danni sui social, e quindi volevo anche approfittare di questo video per dire che questi sono veramente i ragazzi veri, non quelli di cui leggete. Non sono i ragazzi che non hanno voglia di fare nulla, la generazione di sdraiati o bambuccioni. Sono gente che si rende conto della situazione in cui si trova il mondo della scuola e il mondo del lavoro in Italia, e che solo un cieco può far finta di non vedere, e che solo uno che vuole trovare una scusa e un alibi a quello che gli abbiamo lasciato può imputare alla pigrizia, alla non voglia. Adesso c'è tutta questa roba, l'ha scritto pure in un libro il sindaco della mia città, che uno se è povero non è che è povero perché si vede povero. Ecco, queste stronzate non le dicono certo i ragazzi, le dicono quelli della nostra età. Quindi questa è la realtà, questa è la realtà delle cose, e sono super contento di poterla far vedere oggi, di poter essere solo un mezzo per farla vedere. E la musica sì, può essere un aiuto, ma non c'entra niente. Pure se fossi famoso per qualche altra ragione, è importante che chi ha un megafono, chi ha un seguito, siccome si fa disinformazione, praticamente vengono raccontate delle bugie, l'abbiamo dimostrato prima, no? Quando il ragazzo ci ha detto come sono andate veramente le cose, vengono raccontate delle bugie. Noi dobbiamo fare controinformazione. È responsabilità di qualsiasi persona che abbia un po' di seguito e che non voglia che tutto questo paese continui ad andare così allegramente a puntare.